E poi la bellissima sfida di S7 fra Biagio Meli, che ha chiuso al secondo posto, e Fabio Ferro, che l'ha preceduto, la 1 Turbo e la R5 GT Turbo, divise di attimi. E sono entrati in top 10, quindi li rivedremo fra poco sul palco. Passiamo dopo alla E1 1150 col terzo posto di Salvatore Giovanni Castorina della Giarre Corse, il secondo di Francesca, il gruppo Slalom col terzo posto di Raineri, ma mi pare che non ci fosse, il secondo di Biagio Meli e il primo di Fabio Ferro. Ah, il bambino come ha fatto nel primo... C'è il podio tutto con i bambini, lo facciamo così. Allora solo con i bambini. Terzo Giuseppe Raineri, secondo Biagio Meli e primo Fabio Ferro. Non
Adesso il gruppo è Unitalia col terzo posto di Vito Musumeci, il secondo di Salvatore Sinagra e di nuovo Rosario Alessi. Al posto di Domenico Giangrande, il nono di Biagio Meli che avevamo visto qui, l'ottavo di Fabio Ferro, settima piazza per Isidoro Di Bartolo, sesto Santi Leo, Domenico Giangrande, Meli e Ferro che abbiamo premiato più volte. Meli è qua sulla destra, Ferro accanto, Di Bartolo lì a sinistra e Santi Leo già pronto. Poi il quinto Maurizio Fontana, ottavo Fabio, settimo Di Bartolo, sesto Leo Santi, il quinto è Maurizio Fontana. Manca Silvio Fiore, quindi premiamo il terzo Domenico Polizzi. Quindi il podio assoluto, terzo posto Domenico Polizzi, secondo posto per Salvatore Catanzaro, vince la sesta edizione dello Slalom quota 1000 Giovanni Greco. Catanzaro. A premiare il primo assoluto il sindaco. Foto. Sorrideve. Siete troppo seri. A posto, bravi. Ecco tu. E adesso il premio Ciccio Giuffrida. Aspettate un attimo, ricomponete l'assoluta che dobbiamo premiare il trofeo Ciccio Giuffrida, che ogni anno diamo alla persona che viene più lontana affinché il ricordo nei primi 10 assoluti, quindi affinché il ricordo dell'amico Giuffrida vada il più lontano possibile. Ed è Salvatore Catanzaro che riceve il premio Giuffrida. E allora grazie a Passione Sport che ci ha regalato questa meravigliosa giornata.